Ciao, sono Daniela e oggi vi leggo una storia che si intitola Due mostri. C'era una volta un mostro che viveva tranquillo sotto una grande montagna. Dall'altra parte della montagna viveva un altro mostro. I due mostri ogni tanto si parlavano attraverso un buco, ma non si erano mai incontrati. Una sera il primo mostro disse: "Guarda che bello, il giorno se ne va!" "Il giorno se ne va?" ripeté il secondo mostro. "Ma no, è la notte che arriva! Sciocco!" "Io sono sciocco e tu sei uno scemo!" strillò infuriato il primo mostro e per la rabbia quasi non riuscì a dormire. Anche l'altro mostro era furibondo e dormì malissimo. Il giorno dopo, il primo mostro si svegliò di pessimo umore. Andò al buco e gridò: "Svegliati, brutta testa di rapa, che la notte se ne va! È il giorno che arriva, stupido cervello di gallina che non sei altro!" gli rispose il secondo mostro. Poi prese una pietra e la tirò oltre la montagna. "Non mi hai preso, ciccione ignorante!" gridò il primo mostro. Poi raccolse una pietra più grande e la scagliò dall'altra parte. "Non mi hai preso, peloso nasone buono a nulla!" urlò al secondo mostro. Poi lanciò un masso che fece saltare la cima della montagna. "Vecchio stupido pallone gonfiato, prendi questa!" gridò il primo mostro, tirando un macigno che fece saltare un altro pezzo di montagna. "Sei uno smidollato, vermiciattolo rammollito!" replicò il secondo mostro e questa volta, tanto per cambiare, diede un calcio ad una roccia enorme. Per tutta la giornata si lanciarono rocce sempre più grandi e offese sempre più lunghe. I due mostri non si fecero male, ma la montagna stava cadendo a pezzi. "Sei uno schifoso, peloso cicciabomba, testa vuota e occhi storti!" gridò il primo mostro. Poi lanciò un altro pesante macigno. "Sei una mammoletta lamentosa, vigliacca e puzzolente!" strillò il secondo mostro. Poi tirò un macigno ancora più pesante. Quel masso gigantesco sbriciolò quel poco che restava della montagna. E fu allora che i due mostri si guardarono per la prima volta. Questo successe proprio all'inizio di un nuovo tramonto. "Incredibile!" disse il primo mostro, mettendo giù la roccia che stava per lanciare. "Ecco la notte che arriva! Hai ragione!" "Fantastico!" borbottò il secondo mostro lasciando cadere il suo macigno. "È il giorno che se ne va! Hai ragione!"
si avvicinarono l'uno all'altro proprio al centro del disastro che avevano provocato e guardarono insieme l'arrivo della notte e la fine del giorno. «Ci siamo divertiti!» ridacchiò il primo mostro. «È vero!» fece il secondo mostro, sorridendo. «Peccato per la montagna!»